Capsule Corporation, Freezer Saiyan vi dà il benvenuto con Bulma, una bellissima ragazza quanto intelligente. Si divertiranno insieme al loro amico Krillin, ma non durerà tantissimo perché Bulma verrà rapita da Junior. Freezer si arrabbierà così tanto da diventare un Super Saiyan di primo livello e tenterà di fermare Junior, che vuole le sfere del drago con la Kamehameha. Datemi la vostra forza lasciando like adesso. Allora okay, ci spieghi perfetto, dove ragazzi. Cavolo stiamo andando, Bulma? Stiamo andando in un posto davvero stupendo. In quale posto, scusa? Siamo in questa città, volevo rimanere nella pianura. Ora lo vedi. Ok. Ok. Un attimo. Cos'è questo posto? Oddio, è un osservatorio. Gigante. Una specie. Siamo arrivati. È la nostra nuova casa. Casa. Che figa. Che c'è scritto? Caput. Che c'è scritto qua? È una capsula. Capsule corpo. Allora venite, vi faccio vedere le camere. Hai visto una cosa del genere? No! Ma che cosa strana! Ok, va bene, andiamo a vedere. Che figo! Ma cosa ci fai qua, Bulma? Cos'è? Ci fai le feste? Lavoro qua. Lavori? No, ma quali feste? Non posso fare le feste qui dentro. E che fai? Per esempio, qua ci sono tutte le stanze. Vabbè, intanto vi faccio vedere la mia. Venite. Ok. Qui è chiuso. Ma è davvero gigante questa capsula. Wow, enorme. Ok, questa è la mia stanza. Ok. È incredibile. Infatti. Dove sta questa parte? Cosa? Sì. Qua c'è il mio laboratorio. Il tuo laboratorio? Ah, vero? Fai? Cos'è che fai tu? Aspetta, è una scienziata se non sbaglio. Sì. Una specie, sì. Che figo. Qua ci sono Large tutti i miei macchinari. Kaioken. Che cos'è? Cosa sono queste cose? Sono mosse. Trasformi. Sì, sono delle trasformazioni. Ah, ok. Che figata. Dov'è camera nostra? È vero, dove dormiamo? Camera vostra? Sì. Ah, ma voi dormite? Sì. Certo che dormiamo, anzi mangiamo tanto pure. Io sono un essere umano, che cavolo. Oddio, siamo Saiyan, però capito. Abbiamo molta fame. Oh, anche. Cavolo. Diciamo che non ci sono le vostre stanze qui. Cosa? E dove? Aspetta, non ho calcolato il fatto che voi dormiste. Vabbè, allora vi porto a casa vostra. Ci porti a casa nostra. Qual è casa nostra? Sì, casa vostra. Krillin, ti ho detto sempre di non andare a pagare prima che io possa saperlo. Ma che devo che era una cosa giusta? Che cavolo? Dai, salite. Hai comprato una casa, Krillin? No! E allora, quale casa stiamo andando a vedere? Ora vedi, mio Dio, quanto... Non posso mettervi neanche un po' di suspense, che vuoi sapere sempre tutto, dai! Eh sì che vogliamo sapere tutto, io non mi ricordo di averla comprata una casa. Vabbè. Però perché non l'hai comprata niente. Tu, infatti. Ah, ok, ce l'hai comprata tu! Ma non dovevi, Bulma? Cavolo, sei ricca allora! Può essere. Ok. Perché aspettate, perché quanto è davvero tanto bella. Ok. Quella a sinistra, che figa! Quella lì ha ragione! Ok, scendete. E questa è casa nostra. Guardate quanto è bella. Che bella, sì. Che bella, sì, è bellissima questa casa. No, ragazzi, no, quella sono degli altri, degli altri che vivono qui. Che cosa qui? Guardate che bella. Quel silo gigante. No, quello là ci fanno altre cose. E questa qua? Quale? Non la vedo, Krillin, tu la vedi? No! E dov'è casa, Bulma? Non la vedete? No! Oh, cavolo. Aspettate, che cavolo, perché non la vedete? Chissà perché. Ok, un attimo. Cosa ha lanciato? Cosa succede? Oddio, che sta accadendo? Aspettate un attimo. Ok. Cosa? Ma che figata. Eccola qui. Questa qua è la vostra capsula. Che figo. Ma come hai fatto? Ma la porta? Non c'è la porta? L'hanno scordata. No, lì è vero che si deve mettere dopo, scusatemi. Ok. L'hai messa? Perfetto, sicura? Sì. Cioè. Wow, la vedi? Che figa! È enorme! Ma è spettacolare questa che cosa! Dormiremo insieme. Oh, cacchio, come dormiamo insieme? No, io avevo letto tutto a me. Lato mio. Ma che cacchio? No, io non voglio dormire con te. Allora, letto è mio. Che cacchio, Krillin? Vabbè, quello
potete risolvere, potete dividere cucina, letti. Cucina, carino. So, ok, va. E qui? Va bene. C'è ah, lì ci sono le docce. Oh! Ok. Ce ne sono tre. Una cucina! Non vedo l'ora di mangiarmi. Un sacco di cose, Krillin. Sì, però davvero? Prima dovrete cucinare, lo sapete? Ah, giusto. Ecco. Non ci sono delle cose tipo che lanciano le capsule come il cibo e creano il cibo come fatto con la casa? No. Ah, quello cavolo. No, mi dispiace. Uffa. Comunque, io devo andare a farmi una doccia e non mi va di farla a casa mia perché, cioè, ormai siamo qui, quindi non sbirciate, State okay. attenti. Va bene, ok. Sproku. Sì, dimmi tutto, Krillin. Birciamo? Cosa? Birciamo? Bulma? No, non possiamo sbirciare Bulma. È un'amica, è poi una ragazza. È veramente noioso. Se devi andare necessariamente in bagno, aspettala. E poi vai in bagno. Non puoi andarla a vedere. Sì. Va bene, come vai te? Uffa. Guarda, Zeni. Cosa? Ci sono degli zeni qua. Buoni. Questi qua. Ci copriamo il cibo con questi. Sì, vero, meno male. Allora lo danno insieme alla casa. Meglio così. Utile. Ok. Che potremmo fare adesso? Non lo so, non ho la più pallida idea. E se ci andassimo ad allenare, Krillin? No, voi adesso vedi fare altro. Come vuoi fare altro? No, Krillin, cosa cavolo te la chiedo? Non ci arrivo. Krillin, non guardare Bulma. Krillin. Non vedo niente, sono troppo sbirciare. Basso. Ovvio, meno male che sei troppo basso. Però ti ricordo che puoi volare, in teoria. Sì, vabbè, però non in casa, sennò la buco se parto troppo velocemente. Ah, ok, va ma bene. Ma io non rischio di usare i nostri poteri qui dentro. Ok, va bene, perché guarda, puoi semplicemente sbirciare così. Ah, scusami, Bulma, non volevo. Che cosa è successo? Niente, tranquilla. Niente. Nulla. Giochiamo a carte, vieni qua. Carte. Vieni. Chi è che ha provato a sbirciarmi? No. Non sono stato io. Non sono stato io. Non sono stato io, mi dispiace. È stato uno di voi due. No. E se non uscite, chi è stato? Vi punerò entrambi. È stato Krillin. Volete essere puniti? Krillin, davvero? Non sono stato io, no. Sì. Vai. È stato tu. No. No. Ok, tutto bene? Avete finito? Sì, tutto bene. Dove è andato Krillin? Dove se n'è andato dietro qui. Perché ha paura. Ok, va bene. Cavolo, quanti bernoccoli che c'hai, Krillin? Lasciami stare. Sì, perché deve... se lo merita. Ok. Va bene, allora sì, Bulma. Stavamo pensando di andarci ad allenare noi. Sapresti dirci tipo un posto buono per andarci ad allenare? Sì. Una landa desolata magari sarebbe meglio, così almeno non facciamo casini. Non saprei perché non conosco la gente che vive in questa zona. Potrebbero esserci, sai, persone cattive perché, come dire, io ho una sfera del dragone e cosa? Me la cercano sempre di rubare. Cosa? Sì, e cercano sempre di rubarmela e non vorrei che ci scoprissero. Senti che siamo un attimo, Bulma, senti un attimo, non puoi avere quella sfera per i fatti tuoi, a noi serve. Quelle sono stramega importanti e potrebbero venirti a cercare altri nemici più potenti di noi, anzi. Oh, lo so, ma non ci posso fare nulla. Cioè, quella sfera mi serve pure a me. Non posso farci nulla se mi devono cercare per quella cavolo di sfera. A cosa ti serve? Se ti ammazzassero... Appunto. Cosa cavolo sta accadendo? Dietro! Stai dietro, Bulma, stai indietro. Cosa? Cos'è? Ho sentito che qui c'è una sfera, eh? E tu che diavolo sei? Lo scoprirai molto presto. Bulma! Aiuto! Lasciami stare, ecco subito, muso verde! No! Sì, stai zitta. Lasciala fare! Andiamo! No! Dobbiamo prenderla! Krillin, dobbiamo volare, svelto, veloce! Andiamo! Dove cavolo lo sta portando? Oh mio Dio! Oh cavolo! Cavolo, è velocissimo, non lo vedo! Ma chi è quello? Non lo so! Oh cavolo, vola! Sbrigati, dobbiamo essere veloci! Oh, porca miseria, non ci voglio credere! Ma dove cavolo ci sta portando? Oh mio Dio! Non ho idea! Mi sa che è una landa desolata questa, dovrebbe stare qua! Sono lì in fondo, guardali! Sì, li vedo! Andiamo! Avvicinati, ma piano, mettiti qua sopra! Ehi, tu! Che cosa cavolo stai facendo?
Ho bisogno di quella sfera. Quale sfera? Di che sfera parli? La sfera del drago. Non sappiamo nessuno. Non abbiamo nessuna sfera del drago noi. Esatto. Guarda che vi ho sentiti prima. E tu smetti di picchiare. Non devi scendere giù. Mi dispiace, ma non sappiamo minimamente di che cosa cavolo stai parlando. Quindi, esatto, per favore, fai scendere la ragazza. Che così almeno. Non è vero. No, Bulma, non dirgli nulla. Non dirgli. No, lui. Dov'è? Da qualche parte dovrete tenere, no? Sì, è da qualche parte. Ah, ecco, allora. No, Bulma! Tranquilli, ragazzi. Ok. Muoviti, ho bisogno di quella sfera. E nelle mie mutande. Che cosa? Non la puoi prendere? No, esatto, cioè non puoi prenderla. No! Non posso. Sì. Lascia stare, Bulma. Krillin, ma che cavolo? Devi tirare fuori la sfera, mi serve. Non posso andare a ma che vuoi? Ora ho iniziato veramente a stancarmi. No, Krillin! Oh no, Krillin. Mettiamo in chiaro le cose, ho bisogno di quella sfera. Senza o con la vostra vita, quindi tirala fuori. No! Tutto bene, amico? No! Tu come hai osato fare questo al mio amico? Datemi quella sfera e me ne andrò da qui. Ma quella... Sì! Quella forma! Proprio così! Sono diventato Super Saiyan! Peggio del previsto! Lascia stare il mio amico! Ne vuoi ancora? No, voglio solo quella sfera. Non l'avrai, non puoi avere quella sfera. Ne vuoi ancora allora? E va bene. Allora mi hai convinto, basta. Cosa? Che la sfida abbia realmente inizio. No. Sì. Il potere carico. Io sono più forte. No, non posso perdere. Ne vuoi ancora? Lascia stare la ragazza e vattene via. Junior, come cavolo ti chiami? Ci rivedremo molto presto. Sì, certo. Dove cosa gli hanno? Scusi, stupido. Oh, cavolo. Krillin. Ehi. Goku, eri diventato in una forma diversa. Sì, credo che sia riuscito a sbloccare il Super Saiyan. Cosa? Hai visto, Krillin? Avevi i capelli altissimi. Che figo che eri. Oggi sei riuscito. Mi ha fatto malissimo. Tranquillo, cavolo. Tranquillo. Ti ho detto che dovremmo andarci ad allenare. Potrebbero comparire persone del genere. Sì, ma non credevo già dal primo giorno. E invece, evidentemente, è proprio quello che è successo. Torniamo a casa. Penso che questo possa essere un buon posto per allenarvi. Sì, effettivamente sì. Ha trovato veramente una landa che serviva a noi. Porca miseria. Sì, comunque, sì.
Scusate, Bulma, ma tu hai veramente la sfera del drago nelle mutande? Io la sfera del drago nelle mutande? No, no. No, no, no. Beh, c'è una borsetta lì fatta apposta. Non credo che ce l'abbia nelle mutande. Vabbè. Esatto, esatto. Comunque, va bene. Tranquilla. Bulma, l'importante è che tu stai bene. Che è clean. Beh, ti sei fatto qualche graffio, ma tranquillo. Mi sto riprendendo, dai. Ok, ok. Ok, okay, Bulma, però io adesso avrei una domanda. Sì, tipo devo prendere io dietro, mi dispiace. Appunto. Ok, aspetta. Eccoci, ok, tranquilla, Bulma, tranquilla, male, lo so. Perché mi devi tenere così stretta? Non ci posso fare nulla, usi cose aderenti. Ci sei, Krillin? Ok, andiamo. Sì, sto dietro, vai. Ottimo, che perfetto, male. Lo so, mi dispiace, ma è quello che possiamo fare. Non possiamo fare nient'altro meno di così. Comunque, visto, ti abbiamo salvato ed è stato semplice. Anzi, adesso sì, che so come diventare Super Saiyan, finalmente posso proteggerci. Posso proteggerti ulteriormente. Sì, vuoi fare sì, però sbrigati. Sì, stiamo andando, Bulma. Porca miseria. Ok, comunque una cosa. Adesso, dato che ti abbiamo salvato, potresti prepararci qualcosa, eh? Sì, è vero. Una fame. Sì. No, ma che problemi, no. Ti prego, Bulma. No, lasciami stare. Uffa, perché no? E vi dovrei pure fare del cibo dopo che mi hai portata così facendovi un sacco di male. Ma io abbiamo salvata. Ti abbiamo salvata, Bulma. Non riesci. Ho capito che mi avete salvata, però che cavolo. Io non voglio cucinare. Uffa. Allora la prossima volta non ti salveremo più, ti faremo rubare da quel pisellone verde. No, per favore, vi cucino quello che volete. Ecco, meno male. Grazie. Uffa. Ah, e non solo. Dovrei prestarci il tuo letto. Esatto, devi aggiustarci casa. Esatto, abbiamo due letti. È bucata. Io dove dormo? Hai creato una casa da una palla. Secondo te adesso non riusciresti a prendere un letto, Bull? Ma dai, ma sei sincera. Ma che cavolo. Ok, perfetto. E stanotte dove dormo? Crea un altro letto con quelle palle che c'hai. Esatto, sei ricca. Beh, esatto. Non è così semplice come pensate, Dai, sì, invece sì. Che lo è per te, Bulma. No, dai, lo è. Allora, adesso andiamo a casa nostra. Vieni, che dobbiamo mangiare. Dobbiamo mangiare perché è dopo vero, una sfida del genere dobbiamo nutrirci. Hai visto, Krillin? Magari riuscirò anche a sbloccare altri livelli. Immagina. Chissà, ci vorrà tanto allenamento per quello. Oh, cavolo, hai ragione. Sarebbe troppo bello, però, effettivamente aiutarmi a diventare un super saiyan. Dai, Bulma, sbrigati. Abbiamo fame. Addirittura. Sì. E poi hai lasciato la macchina qua. Devi registrare. Oh, porca miseria, cavolo. Si è rotto. Vabbè, pazienza. Bulma aggiusterà tutto. Ero Bulma. Spero che aggiusterai tutto. Allora. È facile. Perfetto. No. Lasciatemi in pace. Vai. Lasciatemi in pace. Vai. Una buona zuppa è quello che serve adesso. Buona zuppa. Ma scherzi. Cosa? Non sono la vostra schiava. Sì, perché sì, da 5 minuti che devi ancora darci il mangiare che a noi ci serve. Appunto. Non lo so, qualcosa di pesante. Comunque, Krillin, ti consiglio una cosa. La prossima volta, magari, dovremmo tenere la palla del drago. Ok, la sfera del drago, voglio dire. Nelle mie mutande? No, cacchio. Nelle tue? No, in un posto più sicuro, magari. Che ne dici? Beh, le tue mutande sono abbastanza sicure per quanto sei forte. No, non credo. Dovremmo parlare con qualcuno. Magari effettivamente quest'ultimo potrebbe darci una mano inerente a questa cosa. Che ne dici? Magari... Non saprei, ci saranno tante persone affidabili. Non saprei, forse il Supremo, ma è rischioso. Il Supremo? E chi è? È quel tipo, ma non l'hai visto mentre seguivamo quel tipo verde? Ci stava un enorme palazzo volante. Ah, no, non ho alzato la testa. Vive lassù, è tipo una specie di Dio. Ah, ok, allora potremmo parlare con lui per tenere la sfera del drago, dici? Però non so se è una pronto! Sì! Uno. Due. Allora, com'era? Com'è, ragazzi? Buonissima! Cosa ci hai messo qua dentro, Bulma?
Vedi il colore? Sì. È il mio sangue. Cosa?